Consideratelo il nostro regalo di Natale per voi. Prego. Ciao a tutti ragazzi e finalmente posso dirlo, benvenuti nel video collezione delle nostre sneaker. È veramente una vita che ce lo chiedete. Come avevamo detto, a 30.000 iscritti eccoci qui. E come promesso, abbiamo anche una sorpresa per voi. Infatti, come forse avrete già notato, per celebrare questo incredibile traguardo, abbiamo prodotto 30 di queste magliette in edizione numerata, una ad uno, che rappresentano la nostra storia sul canale e questi 5 anni che abbiamo passato e che potrete acquistare dal link in descrizione. E mi raccomando, dato che sono solo 30 e di sicuro queste non verranno più ristampate, se le volete, fidatevi, acquistatele subito, anche perché prima le acquistate e prima avrete la sicurezza di averle per Natale e di farvi un bel regalo. E se ci seguite da tanto tempo, questo comunque è forse il miglior modo che avete per aiutarci, supportarci e ci permetterete così di aumentare la qualità nei video. Non perdiamo altro tempo perché sappiamo già che questo video verrà lunghissimo tra le nostre due collezioni, quindi partiamo con quella di Nico. Ok, let's go. Eccomi qui ragazzi, come detto, partiamo dalla mia collezione, ma prima colgo l'occasione per far vedere qualcosa della mia camera perché so che molti di voi l'hanno vista, hanno fatto anche molti apprezzamenti sulle mie collezioni di fumetti, devo ammettere che anch'io ne vado molto fiero. Partiamo da questo lato qui, alla fine, dove c'è incredibilmente un pallone in collaborazione con Carhartt Spalding. Veramente devo dire fighissimo, non lo userò proprio mai. Qui di fianco invece abbiamo il nostro custom realizzato da, mi spiace ma non mi ricordo il nome del customizzatore, però devo dire molto figo. Abbiamo portato il video anche sul canale. Già 3-4 anni fa, magari Esatto. già. Abbiamo un guantone di Hook che mi ha accompagnato nella mia infanzia, devo ammettere, dopo ne vedrete tra l'altro un altro. Sì, sto recuperando l'attacco di giganti con i cofanetti, ho già preso naturalmente l'ultimo numero e naturalmente ho già letto tutti i scan. Fullmetal Alchemist, ho preso tutto Dragon Ball, naturalmente un appassionato di sneaker e di basket non poteva mancare Slam Dunk. Sto recuperando anche qualche volume di Devilman che mi manca. Poi sì, quelle sono serie in realtà che vorrei continuare. E per finire fumetti andiamo direttamente qua, dove a parte la mia prima scarpa, vabbè, o meglio, la mia prima Jordan comprata in America quando avevo tipo 10 anni. Vabbè, abbiamo Akira, Rocky Joe. Purtroppo sto iniziando lo Mufen Cab che mi costerà veramente tanto. E niente, sotto Monster che finalmente ho completato perché hanno ristampato i numeri. La Fenice che sto continuando. I tre Adolf che ho già detto a tutti. Qualche Gekiga che adesso vorrò prendere. Un grandissimo Raffaello, giusto? Sì, Raffaello, sì. Cioè, Raffaello, Raffaello. Che mi aiuta a tenere su anche qualche fumetto. da piccolo. Sì, esatto, il mio apice ormai della mia carriera da giocatore di basket è stata qui. Qua sotto abbiamo qualche macchina, Ferrari, ma adesso bando alle ciance, iniziamo con la vera roba e con scarpe che non sono ancora al 100% nella mia collezione perché o le ho prese da poco oppure non so ancora sinceramente cosa farmene. Partiamo da forse una scarpa che non avete ancora visto sul canale, che mi è arrivata qualche giorno fa, Jordan 11 Cool Grey. Ero abbastanza indeciso se prenderlo o no, sinceramente, perché le 11 sono probabilmente tra le mie Jordan preferite, ma me le metto veramente poco. E quindi ero un po' indeciso se prenderlo o no perché alla fine forse vanno sullo scaffale a prendere la polvere, però impossibile non prenderle, impossibile non prenderle. Foam Runner, colorazione vermilion, probabilmente almeno secondo me è la migliore colorazione, è anche la mia taglia, ma proprio non ce la faccio a mettermele. Mi dispiace e poi sinceramente col prezzo che sta andando sempre più su sto pensando prima o poi di venderle e naturalmente poi di comprare un altro paio di scarpe. Altro paio che avete visto invece sono le Air Max 1 in collaborazione con Patta in questa colorazione maroon. L'unica colorazione che sono riuscito a prendere, potevo prendere anche quelle nere, però alla fine non so perché sul sito di Patta ho deciso di non prenderle quelle lì. E poi adesso dobbiamo essere un po' più seri, diciamo, perché questa è una scarpa che ha acquisito molto valore sentimentale, almeno per me. Se all'inizio ero veramente sicuro di venderle, perché era una scarpa che sì, mi piaceva, ma fino a un certo punto di sicuro non me la sarei mai messa. Adesso è veramente un po' più dura perché, come sapete, Virgil non c'è più. Questa è una delle poche scarpe che sono riuscito a comprare dalla sua collaborazione. È un po' difficile per me parlare di queste scarpe. Sinceramente, non ho ancora deciso che fine faranno. Se resteranno nella mia collezione a vita, come un pezzo quasi da museo. Perché chissà se Nike e Off-White faranno uscire altre colorazioni o altre collaborazioni tra i due. Ma andiamo direttamente con la collezione sugli scaffali. Come vedete, mi è arrivato da poco un pacco da Adidas. L'ho già aperto, quindi so cos'è. Però non ve lo faccio vedere perché ci sarà un video apposta più o meno nei giorni di Natale. Quindi sì,
Adidas, Natale, forse avete già capito che scarpa è, veramente molto figa, piena di Easter eggs. Guardate il video. Ok, partiamo dal basso, così partiamo piano, direi. Tanto, come potete vedere, il mio super fit, naturalmente, le scarpe sono tutte qua, quindi rocco le mie benassi, ciabatte in modo incredibile. Ora anche calze Stance, non è una collaborazione o se sponsorship. Se volete sponsorizzarci, sì. Magari. Partiamo da Huarache. Quanti di voi non hanno mai avuto una Huarache in collezione? Almeno quando noi andavamo alle superiori era una scarpa veramente che avevano tutti. Io avevo addirittura pensato di comprarmi quelle tutte rosse per andare a scuola con una nera e una rossa. Meno male non l'ho fatto. Devo dire sì, alla fine è stata forse una buona idea. Tra l'altro gli ho cambiati i lacci, non so se vedete, sono un po' più tondeggianti con i tipi in metallo. Questa è una scarpa che uso principalmente adesso per tagliare l'erba, però non si sa mai, magari d'inverno. Tra l'altro sono molto calde, molto confortevoli, però le ho usate veramente troppo. Sock Dart, scarpa che mi è stata regalata per il mio compleanno, e anche questa devo ammettere che quando veramente non so che scarpa mettermi, un po' per non per andare a far festa così, però per andare a fare un giro veloce, me la metto perché comunque è molto comoda, estiva, niente male devo dire. Andiamo adesso e cambiamo totalmente brand. Andiamo adesso con Vans Old School. Impossibile non avere un paio in collezione, veramente impossibile. Se non ce l'avete, compratelo. Vanno praticamente quasi sempre in sconto, quindi ce la fate a prenderle anche a 60 euro. E fidatevi, ve le metterete molto di più di quello che pensate. Un'altra scarpa iconica, leggendaria, Vans Skate High. È almeno 6 o 7 anni che ce le ho. Ultimamente le metto poco perché sono un po' usurate, ma prima o poi quando si distruggeranno ne prenderò di sicuro un altro paio, e questo è per i mesi tipo autunno, primavera, non so, niente male. Altra scarpa un po' difficile per me da raccontare, Kobe 11 in colorazione Tinker, ovvero colorazione ispirata a una scarpa che forse vedremo un po' più su, ovvero la Jordan preferita di Kobe Bryant, che non c'è più neanche lui. Questa è l'unica scarpa Kobe che mi è rimasta, perché le altre che avevo, almeno le usate molti anni fa per giocare, sono completamente distrutte. Scarpa che naturalmente non vedrò mai, faccio veramente fatica a metterla per il legame comunque affettivo che ho con Kobe. Scarpa incredibile, che anche quella dopo tutto quello che è successo ha avuto un sacco di risalto in più, soprattutto dal punto di vista del resell. Naturalmente non abbandonerò mai la mia collezione, nemmeno per 1 milione di euro. Scarpa da outlet, Nike Epic React, comprate tra l'altro non da me ma da mio fratello, che mi manda un messaggio con scritto: sono a 45 euro, le vuoi? Ecco, è impossibile non prenderla per 45 euro, scarpa che utilizzo veramente tantissimo, sia d'estate ma in realtà anche d'inverno, perché fidatevi, dopo allenamento, quando siete stanchi, avete magari le gambe un po' pesanti, questa è veramente comodissima e fidatevi, la userete molto più spesso di quello che credete, anche questa. Finiamo con Nike, per poi passare, direi sì, solo Jordan, da ora in poi. Nike Air Max 95 Infrared, altra scarpa regalata per il mio compleanno, anche grazie a quello che sta dietro la telecamera. Gang. Questa invece è una scarpa, come molte altre che vedete, che forse mi metto un po' meno di quello che vorrei, però sì, come vedrete le scarpe in rotazione sono veramente tante e quindi faccio veramente fatica a usare bene tutte le scarpe che vorrei. Però devo dire, scarpa veramente niente male, un Air Max 95 in collezione, bisogna per forza avercela. Tra l'altro le scarpe che ti arrivano gratis, tipo per compleanno, Natale, sono le migliori, quindi assolutamente, you can never go wrong with these. Partiamo con la prima Jordan che mi sono comprato ufficialmente con i miei soldi, proprio emancipato al massimo, e mi ricordo ancora la data, 23 maggio 2015, primo COP che ho dovuto dividere con Malik, tra virgolette, perché entrambi siamo riusciti fortunatamente a comprare questa Jordan 11 Low in colorazione Bred, perché ai tempi comprare una Jordan 11 Bred era impossibile, non avevamo quei tipi di soldi, soprattutto non si sapeva che da lì a qualche anno sarebbero state rilasciate di nuovo. Questa è di sicuro una delle sneaker a cui sono più legato della mia collezione, una di sicuro delle mie prime sneaker messe appunto in collezione. Le ho messe veramente tante volte, anche se non so forse se si direbbe dalla videocamera, però a parte che sono veramente sporchissime, me ne rendo conto solo adesso, infatti dopo mi sa che mi dovrò pure lavare le mani. Anche questa è una scarpa che di sicuro non abbandonerà mai la mia collezione, e nonostante abbia preso anche la versione high, forse sono più legato a questa perché appunto è stata una delle mie prime Jordan. Tanta roba, ve consiglio. Continuiamo con delle Jordan, e qui con delle Jordan non storiche, de più. Jordan 12 Flu Game, anche questa in realtà forse una delle prime Jordan che ho acquistato, veramente incredibili, scarpa invernale perfetta, soprattutto se c'è pioggia, se c'è neve, fidatevi, tutta pelle, questa veramente non gliene frega niente di quello che c'è fuori,
molto calda, tra l'altro l'ho indossata anche per andare a vedere Milan-Liverpool, quindi adesso in teoria dovrei un po' odiare queste scarpe, però sono comunque veramente fighissime, anche queste purtroppo le metto veramente poche volte, soprattutto perché posso indossarle solo d'inverno, massimo d'autunno, perché gli altri mesi è veramente invivibile una Jordan 12. Ho pensato qualche volta a usarle on court, però sono veramente troppo pesanti, però resto comunque fighissime. Poi colorazione rossa e nera, non si può sbagliare, impossibile. Con le playoff quest'anno. Cazzo, non prego. Siamo arrivati allo scrigno, adesso vediamo se riesco ad aprirlo senza fare troppi danni. Questo è un grail, cioè poco da dire. Jordan 11 Bred con il cut della pelle, come vedete che è alto, come quelle OG. Cosa c'è da dire? Non le sono mai messe naturalmente, ancora deadstock. Le prime deadstock che abbiamo incontrato nella mia collezione, ce ne sono altre, fidatevi, le vedrete. Purtroppo ce ne sono veramente tante. Non so perché, ma la prima volta che mi devo mettere le scarpe, meno scarpe nuove appunto, che devo undestoccarle, non lo so, mi viene male, quindi chissà quanti anni ancora queste saranno nuove di zecca. Sto aspettando una situazione particolare per mettermele, chissà se la troverò mai, però anche così tutte nuove nella vetrina non sono male. Le 11 Bred è veramente in telecamera danno meglio, sì, meglio sì. Da in telecamera che dal vivo. Sì, forse devo meglio. Pippato? Andiamo in ordine decrescente di numerazione e quindi andiamo con delle Jordan 6 Infrared. Queste sono del 2014, non sono la release, penso del 2019, uscita quindi abbastanza di recente. Sinceramente sì, avrei preferito il Nike Air on the back, però dato che questa è stata un'altra delle mie prime Jordan, sono veramente molto affezionato a questa. Non so se potete vedere magari da vicino, ci sono veramente un sacco di graffi. Questo Nubuck veramente è terribile per durare nel tempo, almeno per durare abbastanza in buone condizioni. Anche questa però è una scarpa fighissima, una di quelle che in realtà metto abbastanza, perché riesco a mettere con più outfit, anche col pantalone magari che scende un po', oppure che riesce a stare su, stanno comunque bene in qualsiasi modo secondo me. Poi ho fatto questo incredibile trick di mettere questo lace lock alla base dei lacci, così da dare un po' più di colore, naturalmente copiato dagli americani, però c'è da copiare a volte. E fun fact, questa è l'unica scarpa che all'interno ha, non so come si può chiamare, un pallina. No, una pallina profumata ad esempio, cos'è? Cioè sì, è tipo quella per togliere il cattivo odore, perché me le mettevo così tanto che non lo so, ce n'avevo solo un paio di queste palline e le ho messe su queste scarpe per preservare il loro profumo, ormai è andata. Scendiamo di un numero e andiamo quindi alla unica Jordan 5 che ho in collezione, indovinate un po'. Anche questa è deadstock, questa proprio nemmeno mai provata, questa è inutile, proprio l'ho presa dalla scatola, infilata in collezione, ci stavano bene, davano un po' di rosso alla camera e via. Però anche queste devo ammettere che le guardo spesso e dico, cazzo, queste prima o poi me le devo mettere, veramente sono fighissime, anche se in realtà scarpa tutta rossa pensavo di avere un po' più di risentimenti a metterle, perché scarpa tutta rossa non è facilissima da mettere, però ho veramente tanta voglia di mettermele queste, devo ammettere. E questo è un grail che avevo, perché Raging Bull sono state rilasciate solo due volte praticamente, e naturalmente la seconda volta, fortunatamente, fatto che non c'era poi così tanto hype intorno, sono riuscito a prenderle senza troppi problemi. Anzi, uno di voi mi ha fatto un assist su questa colorazione in particolare, quindi lo ringrazio, penso di ricordarmi, si chiamasse Filippo, quindi Filippo se stai guardando, grazie mille per questa Jordan 5. Non ho molti ricordi sinceramente su queste, perché non me le sono mai messe, quindi ci sarà sempre tempo in futuro per creare di nuovi. Andiamo un altro tasto dolente, perché Jordan 4 Bred, probabilmente una delle mie preferite in collezione, se non forse la top 1, non lo so, forse è alla seconda posizione, non lo so. Sì, anche queste sono deadstock, non me ne sono mai messe, nemmeno queste. Come vedete c'è ancora il cartellino qui, Nike Air, probabilmente una delle Jordan più famose, più apprezzate di tutti i tempi, è una delle mie preferite, come vi ho già detto, di sicuro non lasceranno mai la mia collezione queste, sono stato il mio grail veramente per tantissimo tempo, già da forse da quando ho coppato le Jordan 11 Low, c'erano rumor addirittura che ogni anno sarebbero state rilasciate queste Jordan 4, finalmente sono state rilasciate. C'era hype, in realtà un po', anche se sono state abbastanza facili da prendere, forse addirittura con tipo accesso esclusivo su Nike, e sono incredibili.
queste sono veramente incredibili. Fidatevi, la prima volta che me le metterò, di sicuro posterò una foto su Instagram, perché queste meritano un sacco. Saliamo, Jordan 3. Come vedete sono allacciate, quindi me sono messe ben due volte da quando sono state rilasciate, 2018 forse. 18. Sì, quindi beh, 3 anni, 2 volte, più o meno una volta all'anno, me le metterò anche quest'anno, non so, per una cena di Natale probabilmente, così sono in pari con le statistiche. E anche questa, non lo so, giudicate voi. Nike Air on the Back, come le Jordan 4, queste sono state rifatte veramente troppo bene. A volte penso che di queste scarpe classiche bisognerebbe prenderne due paia, uno da roccare come non faccio io e uno da mettere in collezione come faccio io, e lasciare praticamente lì a prendere la polvere. Elephant print, veramente incredibile. Forse Bred, la migliore colorazione di tutti i tempi. Sì. Può essere. Tanto Jordan 3 tra le mie, tra i modelli di Jordan preferiti di sicuro. Adesso andiamo con una scarpa che in realtà è abbastanza sporca. E tra l'altro mi sono messo molto di più di quelle che magari avete visto recentemente. Jordan 1 Shadow, comprate, questa nel 2000, non so se 16 o 18, sinceramente. Potrebbe essere anche il 2017, non lo so. Tenderà a dire 17, 16 solo breve. Queste scarpe che quando sono uscite veramente nessuno se le cagava. All'inizio ero veramente indeciso se venderle o no, solo che tipo il prezzo di resale era tipo 180 e queste venivano 160 retail. Quindi alla fine fortunatamente ho deciso di non venderle, adesso stanno prezzi fuori naturalmente. Tra l'altro come hanno rifatto le Jordan 1 con questa shape, con il taglio molto alto della scarpa, con la qualità dei materiali, soprattutto nelle paia di colorazione OG che è veramente molto buono, sono veramente incredibili. Queste sì che me le sono messe, fidatevi. Sono molto più sporche dal vivo probabilmente di quello che si vede in telecamera. Questa diciamo che non è la mia beater, però non ho diciamo problemi a mettermele quando piove, quando c'è brutto tempo così, perché so che tanto un altro paio di Jordan 1 che tengo per le occasioni speciali, quindi queste diciamo che possono essere un po' sacrificate per quando non c'è proprio bellissimo tempo. Siamo arrivati praticamente a metà della collezione perché stiamo per finire il primo scaffale e siamo alle Jordan 1 Bred. Scarpe indossate, non so se si vede, una sola volta, solo per lo Sneakerness 2018, quando tra l'altro vi siamo venuti a incontrare a Milano, abbiamo fatto un sacco di foto e vi ringraziamo ancora. Perché incontrarvi comunque è sempre un boost di carica per il canale che ci fa sempre bene. Non me ne sono più rimesse da quella volta. Sì, lo so, sono abbastanza pessimo perché dovrei mettermi le scarpe molto di più. Però per questi pezzi veramente storici che adesso si fanno veramente fatica a trovare, sono per prezzi folli, faccio fatica a distruggerle come vorrei. Però assolutamente nella top 3 delle scarpe nella mia collezione. Senza alcun dubbio, di sicuro, no, sto per dire forse che la mia Jordan 1 preferita se la gioco con le Chicago, che purtroppo non ho. Godetevi un po' questi 5 secondi di Jordan 1 Bred, spero che qualcuno di voi ce l'abbia in collezione per apprezzarle davvero e speriamo che magari, non so tra quanto, le facciano uscire di nuovo. Intanto ci sono le Patent Leather a dicembre. Sì, ma vuoi mettere, scusami, vuoi mettere. Finito il primo scaffale, andiamo col prossimo. Partiamo anche qui dal basso e partiamo dal primo easter egg, diciamo, della maglia che stiamo indossando, perché questa Yeezy 350 V2 in questa colorazione cream white è quella che ha ispirato naturalmente il disegno sulla maglia, perché non so se lo sapete ma è un po' il video, diciamo, che ci ha fatto non esplodere su YouTube come si pensa per fare numeri incredibili, però al tempo diciamo che avevamo fatto un bel step in avanti soprattutto di iscritti e visualizzazioni per questa scarpa che al tempo era veramente ricercata da tutti. Come vedete l'ho distrutta e in realtà l'ho distrutta ancora prima che ci fossero dei restock incredibili, quindi che il prezzo da 500-600 euro passasse quasi al prezzo di retail, diciamo. Questa di sicuro è la scarpa che metto di più nella mia collezione, perché per qualsiasi cosa, se devo andare, non so, a fare la spesa, a parte che faccio poco la spesa, però se devo andare all'allenamento, se devo uscire, magari vedermi con i miei amici, non ho assolutamente problema a mettermele perché sono comodissime, sono secondo me ancora molto fighe. Devo ammettere che la comodità è il primo fattore che mi fa mettere queste scarpe praticamente ovunque, come vedete infatti. Di solito un paio di volte all'anno le butto in lavatrice perché così sono veramente pessime. Cioè sembra quasi un'altra colorazione, altra che cream white. Altra scarpa che mi metto veramente un sacco in estate e che in realtà da
quando ho la patente mi metto molto meno perché, non so se lo sapete, ma questa suola è veramente una follia per guidare perché sono veramente scomodissime, appunto, per premere soprattutto l'acceleratore o il freno. Veramente una follia, però per andare in giro, fidatevi, sono forse una delle scarpe più comode che ho di sicuro in collezione. Tra l'altro sono riuscito a prendere la prima colorazione mai uscita di VaporMax. Secondo me è veramente fighissime. In realtà in estate faccio quasi di tutto per mettermi il più possibile perché, non lo so, ormai sto diventando vecchio, la comodità è quasi al primo posto per me. Assolutamente, consigliate se non ne avete ancora un paio. Uno degli ultimi Cop, forse l'ultimo aggiunto in collezione a parte le Jordan 11 quelli che avete visto prima. Dunk Low in edizione, è stato il 5° anniversario in collaborazione appunto con l'NBA, in questa colorazione che in teoria dovrebbe essere ispirata ai Chicago Bulls, anche se non c'è nessuno stemma dei Bulls qui sulla tua maglia. Non me le sono ancora messe naturalmente, ma queste sinceramente le ho prese da un mesetto e mezzo, quindi è già più normale. Volevo assolutamente a tutti i costi una Dunk Low in collezione, finalmente ci sono riuscito. E molti non sono fan di questa placchetta in realtà, alla base dei lacci, però secondo me è abbastanza figa sinceramente, con anche il logo del 75° anniversario dell'NBA. Non lo so sinceramente se per 200 euro, il prezzo più o meno a cui vanno ora, c'è una colorazione migliore. Forse le Michigan, ma dovrei ricontrollare il prezzo perché è un po' che non lo controllo. Air Max 1 Flyknit, un'altra scarpa estiva che mi metto veramente un sacco perché è leggerissima, comodissima. Non c'è praticamente hype a riguardo, chissà in quanti di voi conoscono questa sneaker, però l'ho presa ormai 4-5 anni fa. Non me ne sono pentito mai un secondo perché, appunto, la comodità c'è. Il look comunque è simile a un Air Max 1, quindi c'è. Cosa volete di più? Un Lucano. No, Scherzo. non pubblicità Lucano. No, ho sbagliato, infatti. Non l'ho mai assaggiato. Passiamo a un'altra vera e propria bomba, che naturalmente, essendo abbastanza recente, è Deadstock, pure questa. Air Max 90 Infrared. Non vedo veramente l'ora di riuscire a mettermele, di riuscire a superare quello scalino mentale dell'andestoccare le scarpe, perché penso che soprattutto primavera e estate queste saranno tra le scarpe che mi metterò più in assoluto, senza dubbio. Colorazioni senza tempo, tra l'altro non dovrebbero avere ancora prezzi di resell troppo folli, quindi secondo me se le volete riuscite a trovarle ancora sui 160-170 euro senza troppi problemi. Queste veramente ve le consiglio assolutamente, anche per i prezzi accessibili. Questa è forse la mia Air Max preferita di tutti i tempi. Faccio veramente fatica a non dire che è una delle mie sneaker preferite in collezione e non so se riuscite a vedere dalla sporcizia che c'è, ma anche questa veramente con le Yeezy 350 V2 sono le scarpe che vi metto assolutamente di più. Sta bene con qualsiasi cosa, con la tuta, con un pantalone un po' più streetwear, con un jeans. Veramente impossibile sbagliare con questa scarpa. Non vedo l'ora che restocchino qualche colorazione di qualche modello OG che mi ispiri così tanto da prenderle. Per me sono veramente, veramente fighissime. E secondo me tutti dovrebbero avere almeno un paio di Air Max nella loro collezione. Vero Malik? Vabbè, Air Force One Triple White in realtà in questa colorazione con gli swoosh intercambiabili. Ho gli swoosh da qualche parte, ma non li tiro fuori adesso, anzi, li tiro fuori. Eccoli qua, di praticamente non qualsiasi colore che volete, però ci sono gialli, rossi, blu, viola, neri. Devo ammettere che forse la maggior parte delle volte li indosso naturalmente in questa colorazione triple white. Sono stato abbastanza fortunato a prenderle perché c'è stato tipo un shock drop su un sito di sneaker di Torino, secondo me se non sbaglio. E dopo quella release diciamo che sono diventate abbastanza molto ricercate perché comunque è un'idea secondo me abbastanza geniale cambiare lo swoosh e cambiare totalmente il look di una scarpa. Tra l'altro c'è anche questa patch che io naturalmente, come vedete, porto al contrario per fare un po' l'alternativo, eh? Anche questa all'inizio me la mettevo veramente poco, ma adesso sta veramente diventando molto sporca, quindi molto probabilmente alla fine di questo video pulirò un po' tutte le scarpe perché mi sto rendendo conto che sono veramente un macello. Altra scarpa comprata abbastanza di recente, in realtà forse è passato un anno, che è già stata andestoccata, perché naturalmente non ha quel valore incredibile che mi fa pensare se andestoccarlo o meno. Blazer Mid 77, molto figa. Anche qui secondo me ognuno dovrebbe avere almeno un paio di queste in collezione.
Tra l'altro i Blazer andavano fortissimo quando io e Malik eravamo alle medie, tutti veramente alla scuola ce l'avevano. Io ce l'avevo in una colorazione verde scuro, veramente era folle. Era veramente folle, ma tra l'altro le ho ritrovate di recente in cantina, sempre fighe, sempre fighe. Se magari c'è una serata intermedia tra l'elegante e il no, magari me le metto perché sì, scarpa totalmente in pelle, diciamo che fa la sua figura. Torniamo qui con i tasti dolenti. Jordan 11 Concord. Sì, anche queste sono deadstock, ma indossate. Spero di farlo, perché veramente sennò poi mi viene voglia quasi di vendere le scarpe, perché col tempo queste cazzo di scarpe che all'inizio si trovavano molto facilmente vanno a prezzi assurdi. Anche qui taglio alto della pelle, anche questa è una delle migliori giorni di tutti i tempi, possiamo dirlo a mani basse. Passiamo avanti perché il video sta già venendo forse troppo lungo. Jordan 10, I'm back, silhouette che sulla suola, come vedete, a parte che sono molto usate, però ci sono tutti gli accolades di Michael Jordan dopo il primo ritiro. Colorazione che in teoria dovrebbe essere ispirata al fatto che Michael Jordan, dopo lo Sa Game, in teoria, dove Pippen diceva vieni qui, dai, torna, poi in realtà è tornato veramente. Scarpa che mi è stata regalata da Triple Basket per la collaborazione che abbiamo fatto con tutti i video inerenti alle scarpe da basket, quindi li ringrazio. Questa è una scarpa che d'inverno mi metto tantissimo perché non ho veramente problemi questa a distruggerle, sporcarle, e devo dire che sì, veramente molto utile d'inverno perché è anche una scarpa molto calda, molto stretta, perché naturalmente è una scarpa appunto da basket on court, quindi questa è veramente top. Prima e ultima Jordan 11 in realtà che mi sono mai messo, ovvero Jordan 11 We Like 82, colorazione che omaggia il titolo NCAA vinto da MJ con North Carolina, con il suo tiro iconico, naturalmente con ribaltamento di lato, MJ che era libero. Splash! E niente, scarpa veramente secondo me incredibile. Sto pensando sinceramente di venderle, più che altro perché avendo anche le Concord, diciamo che non sono tra le scarpe più diverse al mondo, devo ammettere, e quindi se devo tenere una delle due colorazioni probabilmente è meglio naturalmente tenere la Concord, e così posso fare spazio alle Cool Grey, anche perché non so se vedete ma non ho più spazio e direi che è infattibile mettere nella mia camera un'altra scaffale così, quindi devo iniziare a fare delle scelte che forse non mi piaceranno tanto. Altra scarpa abbastanza recente, questa 2021, se non sbaglio. Sì. Deadstock, naturalmente, Jordan 6 Carmine. Anche questo è stato un grail incredibile. Mi ricordo quando eravamo alle superiori c'era un nostro amico mio di Mali che ce l'aveva sempre a scuola e noi tutti i giorni, sto porca miseria, queste dobbiamo assolutamente prenderle. Fortunatamente anche qui per delle Jordan retro non c'è stato molto hype, quindi era anche abbastanza facile prenderle. Nike Air on the Back, colorazione super classica. Il lace lock naturalmente anche qua lo sposterò alla base dei lacci, quindi sarà veramente un casino da fare, dovrò slacciare tutte le scarpe. Un po' un casino, però andiamo. Finiamo con tre scarpe veramente cui sono legato tantissimo nella mia collezione. Prime Jordan 4 White Cement, rilasciate nel 2016. Tranquilli, non sono deadstock queste, anche se quasi, no, in realtà no. Me ne sono messa anche di recente ben due volte, forse a novembre, due volte, quindi è già veramente tanto per i miei standard. Nike Air on the Back, al tempo non c'era veramente tutto l'hype che c'è adesso con le Jordan 4 per tutte le collaborazioni che sono uscite. Probabilmente la Jordan 4 è la mia silhouette Jordan preferita. Questa è forse insieme alle Bred la mia colorazione preferita di Jordan 4. Per me è veramente una delle scarpe a cui sono più legato, di sicuro nella mia collezione. C'è poco da dire, sono incredibili. Jordan 9 Playoff, scarpa a cui ufficialmente sono più legato, assolutamente, perché come avete visto anche all'inizio è stata la mia prima Jordan, comprata quando avevo appunto 10 anni, tra l'altro l'avevo usata per giocare a basket, era veramente un folle ai tempi. Scarpa che mi metto poco, sinceramente la Jordan 9 non è tra le silhouette che mi piacciono di più, devo essere sincero, però il legame emotivo che ho con questa scarpa va al di là di tutto. Probabilmente se dovessi restare con solo un paio di Jordan nella mia collezione potrebbe veramente essere questo. Folle, anche questa naturalmente mi sono messa, dai, qualche volta. Passiamo adesso invece a una scarpa che sta quasi per andare in pensione perché, madonna, è messa veramente malissimo. Jordan 3 Fire Red,
comprata a San Francisco il giorno della release, quando ancora non sapevo che ci fossero veramente dei giorni di release. Semplicemente a San Francisco andavo tutti i giorni dentro il Nike Store per vedere se ci fosse qualche scarpa nuova da comprare, perché quello era l'anno dove dovevo comprare la mia prima Jordan, in realtà la seconda. E come vedete, questa scarpa ha 8 anni, l'anno prossimo ne compierà addirittura 9, e sono veramente messa da panico, perché ho sfondato l'airbag di una delle due, probabilmente forse quella destra, quella sinistra forse dovrebbe reggere ancora, come vedete anche dalla suola, sono veramente non messe male di più. Spero sinceramente che Nike le faccia riuscire. 2022, con i Nike Air. Dovrebbero riuscire. Allora, dovrebbe essere confermato. Allora non sono pazzo. E quindi di sicuro prenderò un altro paio, perché queste devono assolutamente andare in pensione. Probabilmente non le butterò mai, perché addirittura dall'America sono riuscito a portare in Italia anche la scatola. Non chiedimi come è stato folle. Però sì, c'è poco da dire. Anche questa una delle Jordan a cui sono più legato. E di sicuro quella che mi sono messo di più, perché adesso sono veramente quasi immettibili. E niente ragazzi, questa era la mia ultima sneaker. Avete visto tutta la mia collezione, spero vi sia piaciuta. Ma adesso naturalmente il video non finisce qui, perché ci spostiamo di qualche chilometro, di qualche paese, e andiamo a vedere la collezione di Malik. Eccoci qui, arrivati finalmente in camera mia. Prima di cominciare anche con la parte della mia collezione, vi ricordo di seguirci su Instagram, perché lì avverrà il giveaway della maglia numero 1. Quindi mi raccomando, seguiteci su Instagram, mettete like al post, seguite le regole e una di queste maglie potrebbe essere vostra. Tra l'altro l'estrazione sarà tra veramente pochissimo tempo, quindi affrettate. Io vado in fretta, perché sennò va via, ve lo dico. Partiamo adesso vedendo la mia camera con le mie varie collezioni. Questa è, diciamo, la mia principale. Sono un grande fan di Valentino Rossi, forse seguendo il canale l'avrete capito. Ho praticamente tutte le moto di tutti gli anni che lui ha passato in MotoGP, sono anche un gran fan di motori, qui ho un modellino di Ducati, qui ho tutti i caschi dal 2000 fino al 2019, anche il casco qui di Lewis Hamilton, dolorosa la sconfitta del mondiale, ho anche la mia prima moto di Valentino Rossi, mezza distrutta, che questa però è del 2002. Questa la usavi per giocarci, immagino. La usavo per giocarci, è certo storico. E invece qui ho l'altra parte della, no, del nostro custom, della, l'altra metà della scarpa, con una Air Force One classica bianca, con lo sguscio rosso e tutto rosso. Un po' impolverato. Non c'ho un cazzo di altro, io non colleziono niente. Beh, direi che 40 paio di scarpe vanno bene. Ok, adesso già il video sta diventando troppo lungo, quindi andiamo alla mia collezione di scarpe. Direi di partire dalle mie scarpe performance, naturalmente non sono tutte, ma quelle un po' più significative, quelle che ho ottenuto un po' meglio. Direi di partire da queste, che sono delle LeBron 15 in colorazione nera con lo swoosh oro. LeBron aveva anche fatto uscire, secondo me era una stagione 2017-2018, quelle con la scritta Equality, però non sono mai uscite, mi sarebbero piaciute averle. Questa secondo me è una colorazione fighissima, con dettagli in oro, abbastanza portabile, diciamo, anche tutti i giorni, se non fosse che la silhouette è abbastanza aggressiva. Però secondo me questa è una delle migliori LeBron mai uscite, sicuramente la migliore degli ultimi anni, forse insieme alle 10. Qui abbiamo delle Jordan 29 in colorazione Hair, quindi ispirata ai Looney Tunes e a Bugs Bunny. Queste, anche queste le ho usate per giocare. Scarpa comodissima, le Jordan 29, probabilmente una delle Jordan più comode di tutti i tempi, veramente molto leggera, materiale della tomaia leggerissimo e comodissimo. Questa scarpa qui mi piace veramente tantissimo per la colorazione, però effettivamente è immettibile al di fuori del campo da basket, perché sì, è abbastanza aggressiva come colori. Ok, passiamo a queste Jordan 31, di cui abbiamo fatto uno dei migliori performance test che abbiamo mai realizzato. Andatevi a vedere il video, perché anche se l'abbiamo fatto penso 3 anni fa o 4 anni fa, rimane uno dei nostri video più belli sul canale e meriterebbe più visualizzazioni. Questa è una scarpa incredibile per me, perché ha segnato un po' il ritorno di Jordan Brand a quella che è la linea attuale, ovvero ispirarsi ai vecchi modelli a partire dalla 31 in poi. Questa secondo me rimane veramente una delle più belle dal punto di vista performance, non era tra le migliori soprattutto perché la trazione era un po' scarsa, però comunque le ho apprezzate. E per quanto riguarda il mondo performance, volevo anche spiegarvi l'altro dettaglio sulla maglietta, ovvero la palla da basket, che è un dettaglio che contraddistingue il nostro canale, soprattutto agli inizi, perché metà del nostro canale era basato sul reparto performance, metà sul lifestyle, e quindi anche questo è parte della storia del nostro canale. Vi spiego già che ci sono anche gli altri dettagli che ci sono sulla maglietta. Sono presenti qui anche i due lacci,
perché il video come allacciare le scarpe continua tutt'oggi a essere il nostro video più visto su YouTube. Quel video l'abbiamo fatto un po' così, non credendoci veramente, però è piaciuto veramente a un sacco di persone. Eravamo dei pazzi, abbiamo fatto all'esterno. All'esterno, è veramente incredibile. Magari possiamo pensare di fare qualcosa del genere più avanti, magari più professional, diciamo. Poi qui naturalmente c'è il nostro logo, NMK, e mentre qui sull'etichetta della scarpa, che è una box in stile Nike classica, è presente il simbolo 30K ed NM Kicks. Anche qui nella parte bassa è rappresentato il logo di 1108, il nostro grafico che ci ha fatto la grafica per questa maglietta con la scritta NM Kicks. E anche qui all'interno della maglia è presente l'etichetta con la vostra numerazione, 1 di 30, 2 di 30, eccetera, e anche il nostro logo NMK. E naturalmente per ulteriori foto dove bisogna andare? Su Insta, cazzo. Dai! Quindi sicuramente è una maglietta molto rappresentativa per noi e rappresenta un po' la storia del nostro canale. Speriamo possiate apprezzarla, mi raccomando, link in descrizione. Adesso passiamo alla parte della mia collezione di cui ancora non so bene cosa fare, che ho in stock da un po' di tempo, ma ancora non ho deciso se metterle oppure no, partendo da queste, che come avete visto anche in uno degli ultimi video sono le Jordan 1 University Blue, sono real perché le abbiamo certificate e che ho preso a resale appunto per farci un video perché è stata una delle scarpe con più hype dell'ultimo periodo. È sicuramente una colorazione bellissima, non so se la vorrei tenere per il prezzo che l'ho pagata, quindi per quello ci sto ancora pensando un po', però colorazione incredibile. Queste, secondo me, veramente una delle scarpe più sottovalutate dell'ultimo periodo, sono le Jordan 1 Midnight Navy, che sono uscite alla fine dello scorso anno, a fine del 2020, e anche queste le avevamo pagate su StockX per farci il video StockX vs Clect, anche quello video molto visto, e attualmente sono salite un po' di prezzo, quindi vi avevamo detto già allora che probabilmente sarebbe successo, e secondo me sono salite ancora poco rispetto a quanto è bella la scarpa e i materiali buoni che ha. Abbiamo poi le Dunk, Nike Dunk Low in collaborazione con l'NBA, in particolare con la Brooklyn Nets. Anche queste attualmente stanno ad un prezzo abbastanza basso. Se volete una Dunk, secondo me può essere veramente un ottimo acquisto. Penso stiano sui 130, 140, 150. Quindi secondo me la colorazione è molto figa, molto meglio dal vivo che dalle foto, dai video. E anche i materiali non sono per niente male per essere una Dunk. Questa, anche questa, insomma, queste sono andate su un sacco nel prezzo e non me l'aspettavo, perché altre Dunk tipo le Michigan si sono abbassate, queste si sono alzate moltissime. Invece ancora le ho indossate giusto per un on fit, però ancora non so bene cosa fare perché continuo a preferire altre colorazioni un po' più classiche. Questo azzurro non è proprio il mio, diciamo, però rimane una scarpa fighissima. Un'altra scarpa di cui ancora non so cosa fare sono queste Jordan 6 in collaborazione con Travis Scott. Sicuramente non è il periodo migliore per essere un fan di Travis Scott, sappiamo tutti cosa è successo all'Astroworld Festival, e quindi attualmente non è neanche facile capire se questi tipi di scarpe andranno su con il tempo, perché magari ci saranno meno collaborazioni di Travis con Nike, oppure andranno giù perché i suoi fan sono rimasti un po' delusi o comunque avrà meno fan in futuro. Quindi attualmente sto ancora un po' aspettando. La scarpa mi piace, però non mi ci vedo sinceramente metterla. Essendo anche una Jordan 6, ne ho anche un altro paio, e le Jordan 6 sono belle, ma per me sono un po' difficili da mettere, e quindi ci sto ancora pensando sinceramente. Questo è il mio altro paio di Jordan 6, Jordan 6 Carmine, queste le avete viste anche nella collezione di Nico, queste dovevo prenderle per forza. Continuo ad avere un rimpianto incredibile di non aver preso le Jordan 6 Infrared del 2019, veramente ho gli incubi la notte. Però queste devo assolutamente prenderle, almeno per vederle. Ancora non le ho mai messe, perché continuo a dire quando è l'occasione in cui veramente le posso utilizzare. Però sicuramente queste almeno per un po' di tempo rimarranno nella mia collezione. Passiamo a queste, che secondo me è una scarpa molto sottovalutata, non facilissima da indossare, ma molto sottovalutata. Sono le Reebok Question, la prima scarpa di Reebok in collaborazione con Allen Iverson. Scarpa uscita nel 1996, penso, 97. Secondo me un gran pezzo da avere, e penso sinceramente di essere uno dei pochi che ce l'ha in Italia, perché questa colorazione non è mai uscita in Italia. L'ho comprata su StockX praticamente a retail, penso 170 l'ho pagata, e i materiali sono ottimi rispetto a un equivalente di Nike, perché veramente la pelle è incredibile.
sono costruite come un carro armato, quindi tengono veramente caldo in inverno. La colorazione è super classica, ci ricordiamo tutti del crossover fatto da Allen Iverson con queste scarpe a Michael Jordan. In realtà aveva la colorazione con la toe blu, però comunque era questo modello. A me sinceramente quelle con la toe rossa era il mio preferito, quindi devo prenderle per forza. Anche questa è una scarpa che mi piace veramente moltissimo, sono le Jordan 9 Cool Grey, che tra l'altro il Cool Grey, come vedrete tra poco, è una delle mie colorazioni preferite per quanto riguarda Jordan Brand. È una delle poche Air Jordan 9 ad avere il panel leather invece che la pelle qui nella parte inferiore. Veramente incredibile, è la seconda Jordan numerata che ho preso, anzi scusate, la terza. L'unica cosa, anche questi l'ho pagate a retail, adesso stanno a prezzi abbastanza alti, però le indossate un po' di volte, anche se per esempio dalla suola non si vede. E però il problema è che adesso mi stanno strette, l'avevo prese mezzo numero più in basso del mio, l'avevo prese 11,5 e le Jordan 9 già vestono stretto, quindi faccio veramente fatica a portarle per più di un'ora. Passiamo alle 13. Le 13 sono tra le mie Jordan numerate preferite, secondo me tra le più sottovalutate dal punto di vista performance, ve lo dico per esperienza personale. Sono veramente un'ottima scarpa che continuano ad essere buonissime tutt'oggi. Queste sono le Jordan 13 Flint che ho comprato nel 2020. Ancora non so se tenerlo o no, perché effettivamente sono difficili da portare in giro le Jordan 13 perché hanno una shape molto aggressiva. Però queste Jordan 13 Flint, quando le ho viste che stavano a retail, ho dovuto prenderle per forza. Vi ho anche portato un video sul canale. Rimangono delle Jordan 13 più belle dal punto di vista estetico, secondo me. Purtroppo anche qui mi sono veramente pentito di non aver comprato le Eagle Game. Certe volte faccio scelte stupide nella mia vita. Questa invece è la mia prima Jordan numerata che ho comprato. E sono delle Jordan 13 Reflective. Queste venivano, penso, a retail 190. Io le ho comprate da un mio amico che le aveva praticamente deadstock. Non so se si vede, ma riflettono la luce. E questo è il loro tratto caratteristico. Le ho veramente indossate alla morte. Anche qui sono veramente super usurate. E come potete vedere, praticamente moltissime delle mie scarpe che indosso quotidianamente hanno questo segno di usura qui nella parte della punta, solo della scarpa sinistra. Perché non so perché, ma la mia macchina, la frizione rovina le mie scarpe solo nella punta sinistra, quindi devo prendere la Lambo. O cambio scarpe ogni due secondi o cambio macchina. Ma è forse più economica la macchina. Sì, esatto. Quindi, però questa è veramente una scarpa incredibile. L'ho smesso di indossarla perché veramente comincia a presentare i segni di usura del tempo, però una scarpa. Anche qui in realtà avrei voluto comprare invece che questa le Jordan 13 Grey Toe, si chiamano così? Sì, confermo. Però non sono riuscito a comprarle il giorno della release e quindi ho ripiegato su queste, comunque una buonissima scarpa. Passiamo a queste, che sono le Jordan Son of Mars Low, nella colorazione Grey Cement. Questa è in assoluto la prima Jordan che ho comprato. Sono andato un giorno da Foot Locker in centro a Reggio, dove abitiamo noi, e l'ho visto queste e ho detto devo assolutamente comprarle. Costavano 150 euro e al tempo, cioè 150 euro per una scarpa era veramente Madonna, follia. Era un botto. E queste me l'aveva comprate mia mamma, e però le ho indossate veramente tantissimo, penso l'abbia presa in terza media o qualcosa del genere, fino almeno alla terza superiore le ho indossate quasi esclusivamente queste. Infatti, come potete vedere, la suola è usurata, e la caratteristica di queste Son of Mars è il fatto che mischiano un po' molti modelli iconici di Jordan. Vedete che hanno la suola delle 4, hanno l'elephant print delle 3, qui c'è, si vede dei dettagli delle 6, e hanno la linguetta delle 5. Quindi alla fine è stata una buona scarpa che assolutamente, come prima Jordan, non rimpiango assolutamente, anzi. Queste le superiori, mamma mia, erano ovunque. Siamo a queste che ho pagato tipo 40 euro da Pittarello, una cosa del genere. Pittarosso, adesso si chiama così, prima si chiamava Pittarello. Sono le Nike Manoa, si chiamano, e praticamente le ho comprate perché io non indosso mai scarponi invernali, però effettivamente mi servivano, allora ho comprato giusto qualcosa che potesse matchare un po' il mio stile. Pessimo. Però effettivamente fanno il loro lavoro più che bene, mi piacciono tantissimo per essere degli scarponi, poi le ho pagate 50 euro praticamente. Uno dei migliori acquisti che io abbia mai fatto. Ah, addirittura? 50 euro per degli scarponi. Vabbè, no, però... Per comprare dei Timberland per 200? No. Passiamo a queste, che come potete vedere presentano abbastanza segni d'usura. Queste sono
Air Force One classiche che mi sono state regalate per il mio 18° compleanno. Grazie amici. Lo so, Scelto io. E sono anche riuscito a tenerle abbastanza in condizioni decenti per abbastanza tempo, però queste diciamo che sono la mia scarpa prediletta quando si deve andare a fare festa, e quando si va a far festa le scarpe le distruggi, e quindi adesso sono abbastanza usurate, da un po' di tempo che sto pensando di comprarne un nuovo paio e prima o poi lo farò sinceramente. Grandi ricordi legati a questa scarpa. Passiamo a queste che sono la mia, no, non la mia ultima, ma la mia penultima entrata in collezione, diciamo. Sono scarpe classiche di Calvin Klein, che ho pagato anche queste 60 euro. E la, però la particolarità è che queste sono le mie scarpe di laurea. Bravo! Quando sono stato alla cerimonia di proclamazione, ho voluto comprare queste perché volevo comunque una sneaker, però qualcosa di un po' più tranquillo rispetto a una Jordan 11 o qualcosa del genere. Quindi per il prezzo che l'ho pagate ci sta. Le indosserò per occasioni un po' più eleganti. Sto crescendo, ragazzi. Passiamo a queste che sono le mie scarpe da corsa, diciamo. Non vado a correre molto spesso, però quando ci vado uso queste. Sono le Pegasus 37. Sono veramente un'ottima scarpa, anche queste le ho prese in sconto sul sito della Nike a 80 o giù di lì. Veramente leggerissima, fanno il loro dovere, per quello che le uso assolutamente consigliata. Vi consiglio che se dovete comprare una scarpa da ginnastica o cose del genere, prendetela sempre, cercatela sempre in sconto, perché secondo me non vale la pena prendere l'ultimo modello di Pegasus a 140 se non siete dei runner professionisti. Ottimo acquisto. Nike Presto, Nike Air Presto, che ho comprato a un outlet, non mi ricordo quale, però queste le ho pagate 45. Uno dei migliori acquisti fatti nella mia vita, perché sono d'accordo su questo. Veramente una colorazione così, blu elettrico, veramente che si fa veramente notare per quel prezzo, veramente un ottimo acquisto. La cosa che non mi piace delle Presto è che molti dicono che sono molto comode, ma in realtà per me non lo sono per niente. Faccio veramente fatica a indossarle per tanto tempo perché hanno l'intersuola molto duro e anche questa parte interna che è in TPU ed è molto dura anche questa, quindi non sono il massimo della comodità per me, però quando devo indossarle, soprattutto d'estate, per breve tempo, sono una delle mie scelte preferite. Queste sono le VaporMax 2, le preferisco leggermente di meno che le VaporMax originali che ha Nico, però le ho comprate anche queste a 100 euro in sconto quando venivano 200 originariamente, e triple white, anche queste le indosso abbastanza, però sono comunque riuscito a tenerle in condizioni semidecenti. Io non ho tutti quei problemi che ha Nico per quanto riguarda la guida con le VaporMax, però sì, effettivamente ci sono scarpe più comode. E detto questo, però penso che dopo le due, le VaporMax siano andate un po' giù. Queste comunque ci stanno abbastanza come look, però dopo Nike si è un po' persa secondo me con le VaporMax, però per 100 euro questa è veramente un ottimo acquisto secondo me. Io quando, soprattutto le scarpe dalle beaters, cerco sempre di comprarle in sconto perché proprio psicologicamente ti fa venire molta più voglia di indossarle tutti i giorni. Infatti un'altra scarpa che ho preso in sconto, che ho sfruttato gli sconti che c'erano durante la pandemia, sono queste che sono le Air Max 90 in colorazione Volt. Anche queste, come potete vedere, punta distrutta, le ho indossate abbastanza, e ogni volta che voglio indossare le Air Max 90 infrared dico indossa queste, perché queste sono state il primo modello che sono state rilasciate con la nuova shape delle Air Max 90, completamente rifatta. Veramente penso che sia questa la scarpa più comoda che ho in collezione insieme alle Yeezy, perché non sono molto comode come sistema di ammortizzamento, cioè abbastanza neutro, però puoi indossarle veramente tutto il giorno e non sentirle, e secondo me questo è uno dei suoi punti di forza. Anche la tomaia è abbastanza leggera, ma si può mettere sia in inverno che primavera. Veramente uno dei migliori acquisti che abbia fatto, lo pagate 100 euro anche questo, una cosa del genere. Queste sono le mie Ultra Boost 2 penso, non mi ricordo che anno l'ho preso, forse 2017 o 2018. Anche queste mi piacciono veramente tantissimo, l'ho preso in sconto a 120. Quando al tempo comprare una Ultra Boost a quel prezzo era molto buono. Anche queste penso che attualmente abbiano un buon prezzo di resell. Penso si chiamino Solar Red. Comunque sono una colorazione veramente molto figa, solo che ormai le ho veramente usate tantissimo. Anche il busto ormai ha perso tutto il suo comfort perché si è schiacciato. Non le indosso più così tanto. Non sento ormai più neanche il bisogno di comprarmi un nuovo paio di Ultra Boost, perché comunque ho già le mie Yeezy quando voglio qualcosa di con quel tipo di comodità, e anche il look ormai ci sta, però penso sia un po' ormai passato. Sto più guardando a qualcosa con la tecnologia 4D
e prima o poi metterò una scarpa in collezione tipo le Future Craft o qualcosa del genere. Possiamo dire però comunque ottimo acquisto. Ottimo acquisto, sì. Qua c'è invece la mia scarpiera, quelle scarpe che, a cui diciamo tengo un po' di più. E tra l'altro l'ho rifatta recentemente anche per mostrarla meglio nel video collezione, perché prima tenevo semplicemente tutte le scatole una in fila all'altra, però era veramente un delirio ogni volta che dovevo estrarre quella in fondo a tutte e mi faceva venire ancora meno voglia di mettermi le scarpe, e inoltre così almeno posso un po' godermi la mia collezione anche dal punto di vista visivo. Partiamo con queste, che sono Jordan 1 in colorazione Phantom, penso si chiamino così. Anche queste le ho pagate 120 euro ed è veramente un ottimo affare per delle Jordan 1. Adesso penso si trovino sopra i 200 come prezzo di resale. Colorazione super classica, sono praticamente le mie beaters quando viene inverno, come quando viene più freddo. Sono una scarpa bianca, però si riesce a pulire abbastanza facilmente, quindi inquadrami. Ottimo. Ottimo acquisto. Stavo per dirlo. Ok. Passiamo a queste. Air Max 90 Infrared, sono la mia Air Max preferita. Veramente una scarpa incredibile che dovevo comprare a tutti i costi. Sono uscite prima sulla Sneaker Up quest'anno e io non ci volevo credere, non sono riuscito a comprarle. Sono anche uscite come estrazione, non capisco perché, perché effettivamente non c'era molto hype attorno a questa scarpa. Però per fortuna sono riuscito a comprarle su un altro sito italiano. Per fortuna sono riuscito ad acquistarle perché era veramente una delle scarpe a cui puntavo di più nel 2020. Ancora non le ho indossate, però le indosserò sicuramente questa. Non dico che le ridurrò come le Air Max 90 Volt, però le indosserò sicuramente. Poi devo dire, in camera fanno un po' come le Jordan 11 Bred, sono veramente incredibili. Queste sì. Poi l'infrared con la luce. Spacca, spacca. Come, scusa? Passiamo alla mia piccola collezione di Yeezy. Queste sono le Yeezy 350 V2 nella colorazione Zion. Secondo me è una delle migliori colorazioni uscite, penso, nel 2020. Attualmente stanno comunque a prezzi non eccessivi, poco sopra retail, secondo me. E sono stato veramente felice di essere riuscito ad acquistarle, perché era da tantissimo tempo che volevo un paio di Yeezy e finalmente le ho messe nella mia collezione. Colorazione praticamente portabile con tutto, perché colori molto neutri. Le indosso un sacco d'estate, dovrei anche un po' pulirle, però gran scarpa. Passiamo a queste, che sono le Yeezy 750 nella colorazione Chocolate, che ho pagato a retail. Queste erano già leggermente usate, però veramente pochissimo, potete vedere qua un po' i segni di usura. Queste le ho usate solamente una volta, le ho messe anch'io solo a Sneakerness 2018, e anche queste sono una scarpa veramente molto comoda, che però faccio un po' fatica a indossare, perché ha il taglio alto, è un po' una scarpa che si fa vedere, diciamo. Però voglio indossarle di più e lo farò, perché tanto ormai sono già una scarpa usata, le ho pagate a retail, ci riuscirò a indossare di più. Fidati, è sicuramente col pantalone che copre un po' il sopra, ci riuscirò. Spaccano. È sicuramente la colorazione peggiore uscita dalle 750. La mia preferita rimane la prima, però sta a prezzi assurdi. Poi c'è anche quella grey con la suola che si illumina, anche quella mi piace tantissimo. Forse se la giocano con le Total Black, però non lo so, però per i prezzi attuali è la migliore qualità prezzo, possiamo dire. Penso che sia molto sottovalutata come scarpa, una delle migliori che Kanye ha fatto con Adidas, secondo me. Io sono veramente innamorato di questa silhouette, è chiaro che non è molto facile indossare. Siamo a queste, che sono le Jordan 1 in colorazione Bred. Come potete vedere, io già da subito avevo switchato i lacci in rossi, perché così le indossava Jordan nella gara di schiacciate del 1985. Scarpa veramente iconica, la mia seconda Jordan 1 preferita. Io continuo a pensare che le Chicago siano più belle di queste, però sono super felice di averle in collezione. Mi ricordo benissimo che le ho comprate su Backdoor Bottega a mezzanotte, tra l'altro non ero neanche in casa, ho usato il telefono, non ci credevo. Sono riuscito a comprarle ed è stato veramente un gran giorno. Quello è stato veramente un gran giorno, quando comunque attorno alle Jordan 1 c'era un po' di hype, però sicuramente non era la cosa pazza che c'è adesso. Le ho indossate abbastanza volte, le indosso tipo 3-4 volte all'anno, che non è tanto, però molto di più di quello ogni che ho tanto fatto mi piace indossarle. Queste le avete viste anche nella collezione di Nicco, Air Jordan 11 Low in colorazione Bred. Anche queste ormai le sto indossando sempre di più, e anche questa è una scarpa veramente con molti ricordi per me, perché è stata la prima scarpa che ho voluto veramente, che da mesi prima ho aspettato la release, che il giorno della release ero veramente
in attesa, volevo veramente comprarla a tutti i costi, ci sono riuscito per fortuna, dopo tra l'altro anche lì ho fallito sul sito di Nike, sono andato su altri siti in giro per l'Italia e sfortunatamente sono riuscito a comprarle ed è stato veramente un bel giorno. Io naturalmente sono innamorato delle Jordan 11 Bred e quindi in attesa che uscissero quelle alte, queste mi hanno veramente soddisfatto per questo periodo e continuo a indossarle. Ogni volta, anche queste, ogni volta che voglio indossare le Jordan 11 alte, indosso queste. Anche qui, è diventata una sneaker molto sentimentale, è la mia unica Off-White rimasta in collezione. Sono le Jordan 5 Off-White, nella colorazione Sail, penso si chiami. E questa, per me le Jordan 5 Off-White sono una scarpa molto sottovalutata e più guardo questa con il tempo e più mi piace. Già prima che Virgil ci lasciasse, stavo riflettendo se indossarle prima o poi e adesso la scelta è ancora più difficile perché mi piace veramente tanto e in più si aggiunge il fatto che non usciranno più scarpe di questo tipo qua fatte da Virgil con Nike. Ve le avevo portate per un video, secondo me rimarranno nella mia collezione, però ancora non posso dirlo al 100%, però veramente sono una delle mie scarpe preferite da guardare perché per me sono veramente incredibili. Rimanendo in tema Jordan 5, adesso si parte con un po' di doppioni. Sì, esatto. Sì, qua ci, più o meno dopo l'altra ce l'abbiamo tutte e due. Jordan 5 Raging Bull, anche questa era da un sacco che le desideravo. Quest'anno sono finalmente uscite. Vi dico che è una scarpa veramente molto comoda per i miei gusti. La preferisco anche come comodità all'Air Jordan 4. E poi questo suede qua ti tiene veramente un sacco caldo in inverno, quindi se la state cercando ancora a prezzi abbastanza accessibili ve la consiglio assolutamente. Le ho indossate una volta, sono già un po' sporche, però le ho indossate una volta e non me ne sono assolutamente pentito. Queste penso che le indosserò abbastanza con il passare del tempo. Air Jordan 4 Bred, anche queste le ho indossate, non c'è molto in più da aggiungere a quello che ha detto Nico. Anche queste le ho comprate sul sito di Nike, Jordan 4 preferite, una delle mie, forse nella mia top 3 delle Jordan preferite, assolutamente una scarpa iconica, poco da dire su questo. Ottimo acquisto io aggiungerei. Ottimo acquisto anche, naturalmente, ma tutte quelle che sono qua sono ottime. Se no non le avresti acquistate. Jordan 3 Black Cement, anche questa è una bomba, queste sono tra le scarpe che... sono colratissime. Mamma mia. Queste sono tra le scarpe che indosso di più in inverno, ancora non le ho indossate questo inverno qua, ma sono tra le scarpe che indosso di più perché sono veramente costruite come un carro armato. L'unica cosa è che anche queste le ho prese, non so perché, ma un 11,5, quindi mezzo numero più basso, e mi stanno leggermente strette, quindi anche queste, quando voglio indossare una scarpa per tanto tempo, non sono al massimo. Però quando c'è giorni un po' di pioggia, un po' condizioni miste, queste sono tra le mie scelte preferite. Adesso passiamo alla mia collezione di Jordan 11. Jordan 11 sono decisamente la mia scarpa preferita, il mio modello preferito, e chiaramente non è facilissimo da indossare, però ogni volta che posso, ogni volta che c'è un'occasione, le mie Jordan 11 le indosso perché sono le Jordan 11, fortissime. Fortissime, una potenza incredibile. Partiamo con le Concord, che sono la mia più vecchia delle Jordan 11 che ho qua in collezione. In realtà io avevo anche le Win Like 96, quelle tutte rosse, solo che le ho vendute un po' perché il rosso effettivamente, seppur io sia un grande fan, non sono molto facili da indossare, anche perché secondo me era successo qualcosa all'airbag che era qua presente nella parte anteriore e quindi ogni volta che camminavo facevano... Perfetto, hai fatto benissimo il suono. Mi dava veramente sui nervi in una maniera incredibile, non potevo camminare in una stanza silenziosa perché tutti mi guardavano. Quindi ho detto, lasciamo perdere, l'avevo indossato tipo 2-3 volte, quindi le ho vendute. Queste sono del 2018, come vedete le ho indossate, le ho indossate un po' di volte, però comunque sono in condizioni abbastanza buone, devo dare sicuramente una pulita, però cerco di indossarle giusto perché comunque rimangono una scarpa bianca, però dai, quando posso, come vi ho detto, le mie scarpe le indosso. A parte questa, che è quella Deadstock, questa non c'è proprio il dubbio che lascerà la mia collezione. Sono veramente troppo legato a questa scarpa perché da quando sono entrato nello sneaker game è stato tutto per questa scarpa qui. Il tempo passato aspettando che uscisse e non usciva mai, finalmente nel 2019 è uscita con il Jumpman che punta dalla parte giusta, con il 23 dietro, con la pelle lucida in taglio alto,
veramente una scarpa incredibile, questa la terrò e la terrò. Magari quando escono di nuovo indosserò queste, non lo so. In realtà vorrei indossarle anche prima, però ancora non ho trovato l'occasione abbastanza speciale da indossare queste. E mi sono anche laureato, quindi fate voi. Ok, passiamo invece all'ultima arrivata. Questa l'avete vista anche da Nico. Air Jordan 11 Cool Grey. Sono veramente innamorato di questa scarpa qui. Sono anche innamorato della colorazione. Aspetta, vieni. Dove va? È la prima volta, tra l'altro, che le vedo una vicino all'altra. Per me è incredibile come questa colorazione qui sia veramente con toni così pacati eppure risalti così tanto. Anche i lacci bianchi mi piacciono tantissimo. Queste Jordan 11 Cool Grey l'ho dovute comprare a tutti i costi, l'ho avuto in accesso esclusivo e non so ancora quando le indosserò, però poi anche il suede nella parte superiore, tocco di classe, mi piace veramente tantissimo. Questa era la mia collezione, spero abbiate apprezzato e magari scriveteci nei commenti qual è il vostro pezzo preferito della mia collezione e di quella di Nico. Grazie mille per aver guardato questo nostro video, se siete arrivati fino in fondo siete degli eroi, siete dei nostri veri fan. Grazie mille per questi 30.000 iscritti, mi raccomando, se la volete affrettatevi a comprare la maglietta perché ci sono solo 30 esemplari numerati 1 a 1 e uno va già direttamente in giveaway, quindi ce ne sono 29. Mi raccomando, scriveteci nei commenti cosa ne pensate della nostra collezione. Come sempre vi ricordo di passare dal nostro Instagram perché oltre alle foto naturalmente da più vicino di queste maglie c'è appunto il giveaway della maglia numero 1 su 30. Mi raccomando, non fatemela sfuggire. E niente, speriamo che questo regalo di Natale un po' in anticipo vi abbia fatto piacere. Se siete arrivati fino in fondo, mi raccomando, scrivete qui nei commenti ottimo acquisto Caps Lock, quindi tutto grande, ottimo acquisto, che diciamo sono state parole utilizzate molto spesso in questo video e per far vedere chi veramente è arrivato alla fine. E niente, oltre ad augurarvi un buon Natale in anticipo, anche se mi raccomando ci rivedremo sul canale probabilmente il 24 o addirittura il 25, vi ricordo che questo è NameKicks, ciao a tutti!